ci siamo. Partirei da qui da Luciano, ovviamente non ho bisogno di spendere parole di apprezzamento, incoraggiamento invece per Riccardo, che da par suo, con essendo di una generazione diversa, però credo che raccolga tutto il meglio della tradizione di un impegno civile giovanile che va incoraggiato e sempre per parte mia apprezzato. E dicevo, volevo partire un attimo da un flash che riguarda la realtà dell'azienda, che è una delle prime aziende multinazionali italiane che ci sono e che sono rimaste, che non sono andate, diciamo così, a basare il proprio headquarter all'estero. E poi verrei con piacere a qualche considerazione sulle quali mi sollecitavi e poi, seppur in tempi molto rapidi, provare a sviluppare questa nostra conversazione. A me fa enorme piacere e orgoglio dirti che Leonardo è un'azienda il cui bilancio 2018 segna ricavi per oltre 12 miliardi di euro. Questi ricavi sono prodotti per circa l'85% all'estero, cioè alla domanda dell'amico mi chiedeva: ma l'Italia può, come la Francia, essere un soggetto importante sulla scena internazionale e quindi vendere prodotti e tecnologie? La risposta è positiva. Nel nostro paese, con una presenza che è diffusa in oltre 15 regioni, compreso il Friuli Venezia Giulia, noi produciamo beni e innovazioni che raggiungono quasi tutto il mondo. Poi ci sono alcune aree dove naturalmente tradizionalmente siamo molto presenti e sia il mercato europeo che quello statunitense sono grandemente significativi. Noi consideriamo mercati domestici gli Stati Uniti, UK e Polonia e naturalmente l'Italia. Abbiamo, diciamo, quindi l'85% dei ricavi è l'estero e il 78% delle attività che vengono svolte in Italia, come dire, sono dirette sui mercati internazionali. Possiamo contare in Italia, dicevo, sulla presenza in 15 regioni e circa 70 siti produttivi e impieghiamo direttamente, cioè hanno proprio lo stipendio da Leonardo, circa 30.000 persone, con un trend positivo anche in termini di assunzioni, quindi sia stabilizzazione di quelli che erano soggetti cosiddetti precari, quindi contratti a termine, interinali, sia proprio assolutamente nuove assunzioni. A livello globale il numero degli addetti arriva a sfiorare 50.000, quindi è una realtà di cui credo non soltanto io che ce l'avevo, ma tutti noi possiamo essere orgogliosi. Naturalmente la capacità di un'azienda di questo genere sta tutta nella sua dimensione tecnologica e quindi noi non solo siamo esportatori netti, ma siamo anche il primo gruppo in termini di investimenti, ricerca e sviluppo. Assolutamente i primi in Italia e tra i primi in Europa e, come dico, a livello globale, pur essendo in una scala più piccola, come si direbbe, ce la battiamo. Diceva bene padre La Rivera, noi siamo presenti in Friuli Venezia Giulia, una presenza non grandissima ma significativa e come dire, il ruolo del nostro paese non è marginale. Io quando faccio le battute con gli amici dico che l'85% dei ricavi sono all'estero, ma l'85% dei guai li veniamo qui in Italia. In realtà c'è un pezzo che corrisponde al vero, ma non è esattamente così. Perché? Perché essendo una realtà che ha un'identità nazionale molto forte, è evidente che i nostri primi clienti sono le forze armate italiane piuttosto che altri, diciamo così, soggetti dell'amministrazione pubblica, perché non vendiamo i nostri prodotti generalmente sul mercato retail.
e le nostre forze armate sono, come forse sapete, tra le più apprezzate al mondo per capacità tecniche e anche per la sensibilità, perché quando operiamo nei teatri di guerra o comunque nei teatri in cui siamo chiamati a portare condizioni di pace e di institutional building, abbiamo una nostra umanità che ci rende sempre molto ben accolti e anche ben integrati con gli altri, sia con le altre forze armate, sia con le comunità dei luoghi nei quali andiamo ad intervenire, sempre rifiutando naturalmente il principio della guerra in quanto tale. Il fatto che le nostre forze armate possano utilizzare dei nostri velivoli piuttosto che altre nostre strumentazioni di qualità, penso per esempio ai radar oppure ai mezzi a guida remota come i droni che sono prodotti qui in aeroporti regionali, fa sì che noi abbiamo una grande promozione, per cui quando andiamo a proporre, come fa la Francia, i nostri prodotti, diciamo ecco, puoi vedere il nostro mezzo utilizzato dalle forze armate italiane. Questo dà un grande plus. Qual è il problema che viviamo noi e vivono le industrie della difesa del nostro paese? Il fatto che il procurement, chiamiamolo così, a livello nazionale è fermo e quindi noi, se vogliamo immaginare una crescita, per esempio a ronchi regionali, abbiamo naturalmente bisogno che con l'aeronautica militare, l'aeronautica ha bisogno a sua volta della difesa, la difesa del MEF in generale, di una politica governativa più ampia, di risorse per sviluppare i progetti e una volta, diciamo così, affermati a livello nazionale, poi poterli proporre sui mercati internazionali. E poi quando si apre da parte dei mercati internazionali, si è parte, come è giusto che sia, di un dibattito politico che per esempio attiene i rapporti con paesi che evidentemente esprimono una sensibilità particolare. E quindi se noi facciamo il falco Evo, il falco 48, sarà giusto, una volta che l'abbiamo sviluppato e implementato nel nostro paese, venderlo all'Arabia Saudita, che è un paese che, come dire, in Yemen non sta dando una buona prova di rispetto dei diritti civili, e uso un eufemismo. Naturalmente, diciamo così, questa industria ha in sé molte questioni anche di natura etica, che devo dirvi, non lo dico solo da dipendente, lo dico da cittadino, noi abbiamo una impresa nel nostro paese, ma più in generale in Europa, un sistema di regole e di attenzioni che è molto rigoroso, quindi su questo, per quello che vale, posso tra virgolette garantire di un non solo rispetto delle leggi, ma anche di una adesione a modelli internazionali fra quelli più evoluti e attenti anche dal punto di vista etico del rispetto dei diritti umani. Abbiamo, non potete immaginarlo, un rapporto importante di collaborazione con Fincantieri, abbiamo lavorato insieme a una nuova società che secondo me nei prossimi mesi e anni potrà ottenere risultati molto brillanti, che Orizzonti Sistemi Navali, perché chiaramente le nostre tecnologie sono fatte per essere messe insieme, essere integrate, e quindi anche qui sul territorio possono esserci in prospettiva molti benefici. E passo quindi, fatto questa piccola overview, alla parte geopolitica e quindi i nostri rapporti con la NATO, le sfide dell'Europa, la Cina e poi questi temi anche svincolati dalla dimensione della NATO. I paesi della NATO, molto più dell'Unione Europea, hanno naturalmente sviluppato sistemi di cosiddetta interoperabilità, cioè
facendo missioni assieme, necessariamente non solo le nostre persone, ma anche i nostri mezzi devono parlarsi tra di loro, perché altrimenti andando tanti paesi in singoli teatri, se non c'è questa comunicazione, è più probabile che ci siano incidenti, che invece non ci si può permettere. E quindi c'è una integrazione, una comunicazione, una coesione che è molto forte. E in questo contesto l'Italia, per l'appunto, può davvero vantare un livello di grande eccellenza. Quando io ho la fortuna di conoscere oppure incontrare a Washington, ospitare in Italia i grandi generali americani che una volta ritirati fanno conferenze, guidano think tank, ogni volta esprimono, ma lo facevano già prima quando erano in carriera, parole di grande apprezzamento per i colleghi che loro hanno conosciuto durante le loro missioni quando erano ai vertici delle forze armate americane. Non posso dimenticare quando alcuni mesi fa è venuto a Roma il generale John Allen, che è un gigante del mondo militare americano, un generale con il massimo numero di stelle, proveniente dal Corpo dei Marine, è stato comandante supremo delle forze alleate ed è stato anche la persona scelta dal presidente Obama per guidare la coalizione impegnata a sconfiggere ISIS. Quindi un ruolo molto importante anche dal punto di vista della costruzione multilaterale, non soltanto militare. Quindi veramente un personaggio di grandissimo rilievo. E la sua richiesta fu di poter incontrare un generale italiano che aveva collaborato con lui, e essendoci riuscito l'avevo proprio visibilmente reso felice. E io ne sono stato molto orgoglioso, perché è stata un'ulteriore occasione in cui ho potuto vedere davvero di quale rispetto, di quale apprezzamento godiamo. E questo si trasferisce esattamente anche dal punto di vista dell'industria, della tecnologia, per cui noi guidiamo tanti progetti e tante iniziative in ambito NATO, anche nella cyber security, e quindi diciamo così, noi come paese politicamente e come industria dal punto di vista economico siamo perfettamente integrati nella piattaforma dell'Alleanza Atlantica e giochiamo un ruolo di protagonisti maggiore di quello che usiamo raccontare di solito. Con gli Stati Uniti poi in modo particolare noi abbiamo fatto nei decenni scorsi delle scelte importanti. Noi quest'anno festeggeremo a Washington i 50 anni di presenza dell'allora Finmeccanica, o delle società che poi dettero vita a Finmeccanica, negli Stati Uniti. Quindi abbiamo una nostra presenza lì che è molto importante da 5 decenni. E quando sono nate, nel caso di Airbus, o Airbus come dicono i francesi, l'Italia ha fatto una scelta politica industriale davvero importante, perché noi abbiamo scelto di non aderire al consorzio che si stava facendo, che era stato sostanzialmente costruito lungo l'asse cosiddetto franco-tedesco con un pezzetto spagnolo, e abbiamo scelto invece l'alleanza con Boeing, che ha portato una serie di benefici, tra cui mi piace segnalarlo anche la presenza di un impianto produttivo davvero di grandissima qualità che si trova a Cottaglie, dove vengono prodotte le fusoliere dei nuovi aerei 787, ed è, diciamo così, il più grande impianto di Boeing fuori dai confini statunitensi. E gli americani, al di là del presidente Trump, sono molto nazionalisti anche nelle attività produttive, quindi non, tra virgolette, delocalizzano molto facilmente. E noi abbiamo questo punto di eccellenza in Italia, abbiamo sviluppato questo rapporto speciale con loro, che poi ha trovato tante altre declinazioni che non sono qui a citare per non annoiare. Questo vuol dire che con l'Europa, con i francesi, con i tedeschi non lavoriamo, abbiamo rapporti conflittuali. Beh, in questa industria
Va detto che si è su tante partite concorrenti e su tante altre alleati. Per esempio, noi abbiamo un rapporto molto importante con la Francia nel settore dello spazio. Tutto il nostro settore spaziale è sviluppato in alleanza, si chiama proprio Space Alliance, con i francesi di Thales. E quindi abbiamo Thales Alenia Space, Italia e Francia, e abbiamo in Italia Telespazio, e da Telespazio poi una serie di altre società più piccole, ma per questo non meno interessanti. E la frontiera dello spazio meriterebbe forse anche più di una conferenza, perché noi davvero siamo un paese che non soltanto esprime dei grandi astronauti, anche loro provengono dalle fila delle nostre forze armate dell'aeronautica, ma anche dal punto di vista della ricerca e delle tecnologie siamo veramente un'avanguardia a livello globale. Ricordo che l'Italia è stato il terzo paese al mondo a lanciare un satellite in orbita. Questo naturalmente è una legacy che non deriva dagli ultimi anni, ma da una tradizione più lunga, però, come dire, è un terreno importante che presidiamo, e che presidiamo in un'alleanza strategica con la Francia. Su tante altre partite, appunto, abbiamo un gioco che chiamerei anche politicamente di geometrie variabili. Come è stato negli ultimi forse 15 anni la politica agricola comune, la cosiddetta PAC a livello europeo, che ha drenato gran parte delle risorse per lo sviluppo e la crescita della UE. Se noi guardiamo al budget attuale in prospettiva dell'Europa, vediamo che la difesa ha un questo perché è in corso il tentativo anche politico di costruire un'Europa davvero che non sia soltanto quella della moneta unica. E allora la difesa europea diventa, come dire, un progetto bandiera che vuole cercare di non essere soltanto un richiamo simbolico, ma qualcosa di più concreto. I primi bandi che si sono fatti hanno già visto, per fortuna e per la qualità del lavoro dei miei colleghi, un grande successo italiano. Ora noi abbiamo davanti a noi anni che saranno decisivi, e il meccanismo, lo dico in maniera più semplice possibile, il meccanismo di poi funzionamento e anche di distribuzione delle risorse è basato sulla capacità poi dei singoli stati membri di mettere la loro quota parte. Quindi noi abbiamo la capacità competitiva come industria, dovremmo essere capaci come paese di investire noi, perché il rischio al contrario può essere che, non mettendo la nostra quota parte aggiuntiva, le risorse che noi destiniamo all'Unione Europea poi vadano a finanziare i progetti degli altri che ci mettono le risorse. Non so se sono felice nell'espressione, ma questo è il rischio che corriamo se, come dire, non avremo tutti come sistema paese la consapevolezza che questo è un settore che, anche per i ritorni che dà, su cui è necessario investire a livello nazionale e attraverso i meccanismi europei. Con la Cina, vengo e chiudo questa prima parte, noi abbiamo una relazione tutto sommato molto molto marginale, intanto perché chiaramente la Cina è impegnata in quella che appunto anche Putin ha parlato di guerra mondiale tecnologica, e quindi cerca di sviluppare in casa le proprie capacità, e sta investendo, non bisogna dire, grandissime risorse, quindi difficilmente loro potrebbero chiamare noi, e altrettanto e più difficilmente noi potremmo essere disponibili a fornire quelli che sono geopoliticamente ancora nostri avversari, tra virgolette, tecnologie poi che possono esserci ritorte contro. Quindi noi diamo un
siamo presenti lì con il mercato degli elicotteri nel settore civile, e quindi tutta l'attività di risoccorso in cui i nostri mezzi sono particolarmente prestanti, lì noi riusciamo ad essere presenti in alcune aree della Cina. È un mercato potenzialmente in crescita, però guardando i grandi numeri, le grandi dinamiche, è un mercato veramente marginale. La nostra capacità è tutta giocata su Europa e Stati Uniti dal punto di vista tecnologico e delle grandi commesse, e poi naturalmente c'è il mercato asiatico non cinese e il mercato medio orientale, ma anche Australia, Canada, insomma tutto il resto, diciamo così, del mondo cerchiamo di presidiarlo nel modo migliore possibile. È evidente che, come dicevo, il tema della ricerca e dello sviluppo diventa fondamentale, e quindi anche le risorse, l'accessibilità a risorse per tenere questo circuito sempre attivo e virtuosamente positivo. In questi anni noi abbiamo registrato sul lato pubblico una diminuzione molto grande di investimenti, a cui però noi riusciamo ancora a ovviare con le risorse nostre. L'industria della difesa dovunque nel mondo comunque si basa sul rapporto con gli stati, quindi su questo, quando ci sono iniziative che cercano poi di sondare sull'opinione pubblica anti-industria della difesa, solitamente si tratta di iniziative che non hanno a cuore l'interesse nazionale. Qualche volta c'è il sospetto che si cerchi di favorire qualcun altro, e quindi occasioni come queste sono poi secondo me molto importanti, non soltanto per il piacere di ritrovarsi con amici e persone interessanti, ma perché può essere un'ulteriore occasione per diffondere una visione culturale che cerca di andare al di là del livello della superficie. Abbiamo quanto tempo io ho rubato su qui, sì, poco meno di mezz'ora, avendo un'altra mezz'ora invece la spenderei volentieri, se siete d'accordo, su un tentativo di dare qualche risposta alle domande.